Si torna dunque a suonare e lo si è fatto all'interno della distilleria Nannoni con musica per l'ospedale Mediterranea, questo è il titolo della kermesse, con Iole Cannelli alla voce, Leonardo Marcucci alla chitarra e Riccardo Cavalieri alla viola. Un progetto che ormai sono 2 anni che va avanti e che punta a creare momenti di svago per i pazienti. Il progetto Musica in Ospedale ovviamente è fermo nel suo contesto, quindi non stiamo facendo concerti dentro l'ospedale, ma abbiamo creato un bellissimo sito che si chiama Pillole Musicali per l'Anima, dove vengono inseriti e registrati tutti i concerti, delle piccole pillole dedicate a tutti coloro che sono purtroppo all'interno dell'ospedale, ma anche ovviamente che ci lavorano e sono comunque all'interno dell'azienda ospedaliera, e quindi possono ascoltare queste pillole dedicate a delle emozioni, quindi al relax, all'amore, all'energia, quindi a tutte quelle sensazioni che possono essere fondamentali in un momento di difficoltà come quando uno è in ospedale. Si ritorna finalmente a rifare qualcosa, a rifare cultura, a riorganizzare eventi. E presto saranno di nuovo anche le degustazioni e le visite in distilleria, e durante queste visite in distilleria a dare il benvenuto non saranno più solo le grappe, i brandy e gli whisky e i distillati di frutta, ma avremo anche Maremma Amaro, nato durante il lockdown, perché chiusi 3 mesi in azienda ho iniziato a girellare per i campi e ho imparato a conoscere le erbe, le piante, e da qui è nato Maremma Amaro.